Buongiorno a tutti e tutte, mi trovo a Villar Perosa, alle spalle ho lo stabilimento abbandonato, l'ex Saks, e qui proprio alle 14.30 partirà la manifestazione indetta per oggi dai sindaci dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca, a una settimana dal voto, per presentare, diciamo così, il conto a chi si candida a governare il paese nei prossimi anni, e spiegando appunto quali sono i problemi del territorio e cercando e anche proponendo delle risposte. Saranno 5 i temi che verranno affrontati dai sindaci appunto in questa manifestazione. Il primo riguarda naturalmente il lavoro in un luogo che ha perso quasi 10.000 posti di lavoro negli ultimi 20 anni, e quello che abbiamo alle spalle è una testimonianza, ma poi anche viabilità, sanità, scuola. E ultimo, ma un po' riassuntivo di tutti quanti, la rappresentatività, forse un problema poco percepito dalla cittadinanza, ma che insomma poi va a cascata a pesare su tutti gli aspetti, perché se dove si prendono le decisioni gli interessi dei territori non vengono ascoltati, e allora c'è un problema che poi ricade su tutti i settori. Io oggi sarò il vostro occhio e il vostro orecchio in questa manifestazione per spiegare appunto quali sono i temi affrontati in questa manifestazione, che ha invitato appunto tutti i rappresentanti politici, non solo delle elezioni di domenica prossima, ma anche di regione e città metropolitana. Andiamo! Io ho lavorato parecchi anni in Fiat, prima a Rivalta e poi mi hanno trasferito qui. Era una realtà produttiva importante del territorio. Sì, molto importante per la vallata, eravamo parecchi e poi niente. Che effetto fa vedere, insomma, lo stabilimento che dava lavoro a tante persone, vederlo così in questo stato di abbandono? Ti tocca un po' il cuore, perché facevamo i turni, partivi al mattino, venivi qua col baracchino a mangiare e poi lavorare, poi adesso vedi tutto abbandonato, lì fa un po' effetto. Ecco, lei qui però oggi è qui perché? Ma voglio così anche per i giovani, che dovrebbero partecipare a queste cose, perché la vallata qui sta perdendo tutta la manodopera, non ce n'è più la vallata. La gente si deve trasferire, i giovani devono andare in città, perché qui non c'è futuro. Non c'è molto futuro. Intanto continuano a radunarsi i manifestanti, tra poco si parte alle 15, abbiamo qui un partecipante di... Di Porte, paese qui vicino. Ti chiami? Mattia. Mattia, allora Mattia, oggi perché sei qui a manifestare, appunto per così urlare i bisogni del territorio, no? In qualche modo. Ma sono qui per due motivi essenziali, sotto due vesti essenziali. Uno, in qualità di consigliere di minoranza del Comune di Porte, quindi rappresentare anche una parte di cittadini che in questo momento risentono di particolari problematiche. E poi, in quanto giovane, e quindi cerco di guardare a un futuro migliore, quindi sono qua soprattutto per questi motivi. E poi perché il periodo non è assolutamente dei migliori, guerra, pandemia, aumenti dei costi, e quindi diciamo è importante che tutte le persone del territorio, della zona, la zona più ampia possibile, possano partecipare e contribuire con questi momenti proprio anche di confronto, devono essere momenti anche di confronto e portare qualcosa, e anche e soprattutto nel dialogo, che ritengo sia fondamentale. Cioè, attenzione, c'è la chiama del sindaco Marco Ventre, nonché presidente dell'Unione dei Comuni, dell'Unione Montana. Lì, Chisone Germania. Abbiamo soltanto una corsia, l'altra è passata. Ok, si parte. Oggi siete qui perché?
a fare questa camminata, a parte per salute? Ma chiediamo di rivalutizzare un po' questa zona, di... Non il lavoro, di dare vita alla zona. No, lui è in pensione. Però, insomma, chi non è in pensione... Però per gli altri, per i giovani, per... Ecco, beh, voi... Un futuro per le nostre valli. Ecco, ho perso un po' di terreno rispetto alla testa del corteo, sono abbastanza in fondo, ci sono laggiù le ultime bandiere. Adesso vi faccio una corsa in avanti perché voglio andare invece a sentire i sindaci, cosa hanno da dire. Saranno loro a spiegare, diciamo, i 5 punti, ecco, di presentati in questa manifestazione di oggi. Oggi rappresenti appunto le Valli Chisone Germanasca, no? La vostra Unione Montana, per far presente a chi si appresta, ma anche a chi ha preso l'impegno qualche anno fa di guidare il paese. E voi vi segnalate, ecco, che cosa non va, qualche soluzione. Per dar voce a una crisi che dura ormai da 10 anni, oltre 10 anni, segnaliamo una serie di punti programmatici di cui vorremmo che nei prossimi mesi ci siano delle risposte concrete. Ecco, prima di tutti il lavoro, siamo partiti dalla Saxa, arriviamo alla Primotex, un territorio simbolici, esatto. Ci sarebbe anche la cosa succede dal punto di vista lavorativo a questo territorio e anche qui quali sono le soluzioni che invece voi proponete? Innanzitutto convocazione del tavolo di crisi che abbiamo già richiesto alla Regione Piemonte, istituzione di un'area a crisi complessa e poi PNRR che devono essere articolati secondo anche i dati occupazionali dei posti, dei siti. Benissimo, ecco, un'altra fascia tricolore, un altro sindaco. Il sindaco di Porte non potevo non chiedere il tema della viabilità. Andiamo a chiedere più che altro delle risposte concrete, nel senso che noi, come tutti ben sanno, il problema più incisivo, ma che riguarda Porte non solo, perché poi riguarda la vallata in toto, è la problematica delle gallerie della variante del comune di Porte. Queste gallerie che sono state chiuse nel gennaio di quest'anno, non siamo ancora venuti ad oggi, dopo 8 mesi sostanzialmente, non siamo ancora venuti ad affidare un appalto. Quello che dico è stata anche un po' la comunicazione il problema, perché sono state promesse delle date, due date che hanno, diciamo, illuso un po' tutti gli amministratori della valle, la prima a giugno, la seconda in agosto, per una prima riapertura. Questo non è stato fatto. Poi oggi tratterò non solo il tema ovviamente della variante del paese di Porte, ma anche di tutte le strade della montagna che praticamente occupano il territorio della Val Germanasca, soprattutto che sono strade antiche, strette, che necessitano di manutenzione, ma più che altro vista dalla manutenzione dal punto di vista della sicurezza dell'idrogeologico. Parlando anche con i sindaci, i colleghi, si stanno facendo degli studi proprio per arginare questa problematica di frane. E anche su questo sono stati stanziati dei soldi col PNRR, eccetera, e tutta la popolazione, tutte le comunità dell'Alta Valle si aspettano comunque una risposta pronta ad investimenti per ovviare a questa problematica. Beh, rispetto a quello che la storia ci ha insegnato dal passato, era quello che i territori periferici, i territori montani godevano di una loro rappresentanza che era quella legata a poter ottenere i collegi uninominali. E oggi quello che chiediamo noi è proprio per la Regione Piemonte dei collegi uninominali, ben 50 collegi uninominali che vanno a eleggere i 50 consiglieri, ma dove i 50 collegi vengono determinati al 75% dal numero degli abitanti, della popolazione, degli elettori, ma l'altro 25% che va a comporre i collegi deve essere dato al territorio, perché anche i territori in assenza con meno abitanti, ma devono essere gestiti, devono essere sviluppati, devono essere portati avanti. Quindi questo è il primo impegno. Il secondo impegno molto chiaro è quello legato all'attuale città metropolitana, l'abbiamo visto con i nostri occhi ed è dimostrato, questa è stata una scelta che innanzitutto non ha portato alcun tipo di risparmio economico per la nazione, ma ci ha portato veramente, per una provincia di Torino come la nostra, con 312 comuni, ad avere un ente di secondo grado e quindi con sicuramente meno decisioni politiche, meno programmazione sul territorio, e questo
sicuramente non aiuta, e lo dimostrano le problematiche che oggi abbiamo sulla sanità, sul lavoro, sulla viabilità e su altro, che anche questo non aiuta sicuramente alla soluzione dei problemi. Terzo ed ultimo elemento sulla rappresentatività, la scelta di quella dell'abolizione delle comunità montane, quindi arrivare a oggi alle unioni, delle unioni che possono essere scelte fra i vari sindaci del Piemonte, hanno dimostrato che non sono funzionali. Quindi la nostra proposta è quella di dire: torniamo alle vecchie comunità montane dei bacini idrografici, diamogli delle competenze ben precise, che possono essere quella sull'urbanistica, sullo sviluppo, e terzo, quella della gestione dei sistemi informatici, che siano coordinati fra tutti i comuni della comunità montana e dell'Unione. La manifestazione, hanno parlato tutti i sindaci, e allora da Villar Perosa è tutto, vi tocca tornare indietro un chilometrino. Alla prossima!